Un buongiorno agli amici di Andro.it e un buongiorno e un bentornato a un carissimo amico Carmine Chiodi, presidente della CIDEC, nonché consigliere comunale della nuova giunta Piunti. Buongiorno Carmine, ti abbiamo visto anche perché ci avevi promesso venire prima di Natale, sei venuto inizio anno, quindi e fino alla Befana per gli auguri ancora stiamo in tempo. No, ti abbiamo visto impegnatissimo con l'assessore di competenza per quelle che sono un po' le problematiche che tu, con la tua esperienza, avendo anche la CIDEC, stai cercando insomma di portare a compimento per così difendere la categoria, ma anche per non essere pesanti verso la città. Beh, quello che tu dici è vero. Noi, in collaborazione con l'amico Filippo Olivieri, stiamo cercando di ridare a San Benedetto una svolta dal punto di vista del commercio, comunque del turismo e dei servizi. Noi ci siamo occupati fin dal nostro insediamento, diciamo giugno, luglio, i primi di luglio scorsi, ci siamo trovati addosso quelli che erano innanzitutto i mercatini che venivano gestiti in maniera saltuaria il lunedì e il venerdì, e li abbiamo gestiti nel miglior modo possibile, evitando, tanto per dire, quella confusione che si era creata, esatto, specialmente in piazza Matteotti, con i commercianti a posto fisso. Vi erano state denunce, querele, insomma, esposti al prefetto. Noi invece abbiamo ricondotto tutto ad una ragione migliore, nell'interesse dell'uno e degli altri. Poi ci siamo trovati da gestire immediatamente dopo quello che è stato tutto il discorso della preparazione dell'evento più importante dell'anno, che è il mese di Natale, certo, che è tutto, certo, il dicembre. E credo che sia stato all'occhio di tutti quello che è stato fatto. Per la prima volta San Benedetto, dopo tanti anni, è tornata ad essere una piazza appetita anche da avventori di altre cittadine limitrofe, non addirittura l'altra sera per il concerto della Rua a chiusura dell'anno, sì, e dell'inizio del nuovo anno, sono arrivati gruppi dalla Toscana, per cui, sì, perché, ecco, abbiamo creato realmente un, esatto, evento, esatto, forte. Anche perché era un po' cioè, personaggi famosi, noti, e oggi tu mi insegni che quando cominci a prendere un certo spessore, un po' il passaparola è quello che ti dà la notizia, che ti fa anche fare, è un po' come succede forse, diciamo, tra le città del nostro territorio, quella che forse ha lasciato un po' più di sera è stata Ascoli, perché anche Civitanova con la diretta su Canale 5 con Gigi D'Alessio, diciamo che tutti quanti l'ultimo dell'anno cerca di prendere un po' il meglio e spesso non tutti ci riescono, perché siamo un po', sono tanti i fattori. È vero, i fattori che concorrono alla riuscita di un evento, di una data, sicuramente ne sono tanti. Ascoli ha avuto e ha comunque il problema del terremoto, questa è una cosa, sì, che purtroppo, sì, si tocca con mano girando la città, e io auguro a loro di uscirne nel più presto e nel minor tempo possibile, anche magari con il nostro aiuto e, certo, abbattendo tutte quelle barriere che per tanti, troppi anni hanno avuto, come si dice, San Benedetto e Ascoli, per sviluppare una politica comprensoriale forte insieme. Noi invece abbiamo raggiunto delle punte di successo enormi, al di là del concerto della Rua c'è stata tutta la storia della pista di pattinaggio, c'è stato quel famoso mercatino intorno alla fontana a Piazza Giorgini che ha creato tanta attesa e ha dato ottimi risultati, abbiamo avuto eventi continui e costanti nell'arco del mese di dicembre, ma le stesse luminarie sono state luminarie in controcorrente rispetto a quello che succedeva nel passato, hanno creato una nuova atmosfera, quell'atmosfera che l'amico Pasqualino, il sindaco Piunti, aveva in mente, ha in mente, la ripropone. Noi non facciamo le grandi cose, noi non vogliamo stravolgere un mondo, non rivogliamo ridare la quotidianità vera al San Benedettese, esatto, il gusto di vivere la propria città e al turista, all'avventore esterno, di scoprire San Benedetto nel miglior modo possibile. Leggo in questi giorni, ieri, avantieri, sui giornali, le pagelle che ci hanno dato gli amici del PD, se così possiamo definire. Bene, io credo che fare politica
è bella nella migliore espressione possibile. Questa non è fare buona politica, perché questi probabilmente si dimenticano di quello che realmente è successo nell'ultimo decennio a San Benedetto, cioè loro hanno depauperato, distrutto tutto. Oggi noi stiamo ricostruendo, stiamo rimettendo mattone su mattone in piedi una città, hanno distrutto un bilancio. Se i cittadini venissero, come possono venire, alle riunioni delle famose commissioni consigliari, si renderebbero conto di esatto. quello che c'è, di cosa esatto. è successo. Questi parlano di grandi opere, di senza sapere da dove questi soldi poi dovrebbero arrivare. Cioè, invece o accendere noi, altri mutui. No, ma poi altri mutui, ci sono i cespiti purtroppo che poi non ce lo permettono, certo, in quanto certo. Non è che può fare certo. mutui all'infinito, esatto. perché poi ci sta, se non c'è la capacità di rimessa è inutile che i mutui non te li accende nessuno. Noi invece stiamo attivando per il Ballarin, per il lungomare, e poi l'abbiamo detto chiaramente, il lungomare non è una nostra priorità, fermo restando che tutto quello che c'è da fare lo faremo nel migliore dei modi, certo, così come certo, la città certo. ci chiede, ma il Ballarin, comunque la rimessa in pristino di questa città, noi la stiamo conducendo nel miglior modo possibile, senza gravare sulle appunto casse comunali che sono esauste, non ci sta niente, per cui ci dobbiamo arrangiare. Ma la capacità di questa amministrazione è forte, e sicuramente nel quinquennio che ci apprestiamo a vivere andremo a operare nel miglior modo possibile per San Benedetto. Mi stai ripetendo un po' quello che disse il sindaco Pasqualino Piundi, che è venuto la settimana scorsa prima della fine dell'anno, perché non poteva venire per Natale, però prima della fine dell'anno è venuto, e giustamente ha detto che, anche perché Pasqualino Piundi rispetto a Gaspari è stato un po' il sindaco dei cittadini, perché ha sempre cercato di dare una mano a quelli che erano i problemi, anche quelli più semplici, cioè parlando proprio direttamente con le persone. Però un'altra cosa importante che io già dall'insediamento ho notato, da quando ci fu la festa che si fece giù alla Conchiglia quest'estate, questo diciamo rapporto ripreso con Ascoli, col sindaco Castelli, cioè tante cose che prima non potevano messe insieme, bensì parlarne, che potevano riguardare il territorio. Adesso finalmente si potrà arrivare, non diciamo una conclusione, ma un pur parler che forse è più positivo rispetto a prima. Certamente, io lo dicevo prima, con Ascoli ci sono state troppe diatribe, incomprensioni dovute ad una fede calcistica che io personalmente porto forte. Io ho il cuore rosso-blu, io sto in curva tutte le domeniche della Samba, però bisogna essere obiettivi e bisogna essere anche lungimiranti. Certo. C'è una querelle che in questi giorni si sta sviluppando sul giornale, a noi non ci interessa, ma per fare l'esempio, tra Massignano, Cupra Marittima e Montefiore dell'Aso. Cupra Marittima ha messo dei nuovi speed check, no? E il sindaco Lucio Porrà di Montefiore ha detto ai suoi compaesani: non ci passate, perché questi vogliono fare solo cassetta, bypassiamo Cupra Marittima. Ma questo è vero, cioè è vero nel senso che non che vogliono fare cassette, è vero che tra tre paesi contermini, no, confinanti, benedetto Dio, tu vuoi fare una cosa di queste, ci si riunisce, ci si certo. mette a sedere, certo. se si vuole perseguire veramente il bene certo. Della comunità, questo si deve fare, è quello che noi stiamo cercando di fare con Ascoli, ma non solo, ci sono tante partite aperte importanti che da soli non possiamo risolvere. Esatto, una per tutte, tanto per dire, è la famosa discarica comprensoriale. Se questo non avviene, se questo non riusciamo a trovare la quadratura del cerchio per questa ragione, il costo dello smaltimento della nettezza urbana arriverebbe alle stelle. Cioè noi è impossibile che da soli possiamo fare esatto, tutto esatto. E credo che con Ascoli, che è sicuramente il capoluogo di provincia ma anche città storica, città bella, noi possiamo sviluppare un discorso a livello turistico in tutti i sensi, per cui noi ricerchiamo questo connubio, questo, come dicevi tu, pur parler quantomeno iniziale, affinché si possano gettare le basi per futuri e importanti risultati.
risultati. Anche perché noi ci abbiamo qualche anno sulle spalle, io da quando iniziai, da oltre 30 anni, si parla sempre che nessuno è riuscito mai a valorizzare il territorio, perché noi ci abbiamo in mezz'ora mare, collina, montagna. Non sfruttare questo? Bisogna arrivare a un discorso di partecipazione collettiva, un po' come tanti comuni stanno facendo. Io prendo l'esempio del Monte Brandone, Mon San Polo e Acquaviva. C'è un po' la crisi del governo, ma un po' quello che sarà il futuro, perché da soli, come dici tu, non si va da nessuna parte. Insieme si riuscirà anche a valorizzare di più i territori. Certo, noi questa cartolina che io promuovevo agli albori proprio della mia presenza in Confesercenti, per cui parlo di 30 anni fa, evidenziava il fatto che noi nell'arco di pochi minuti, diciamo nell'arco di mezz'ora, passiamo dalla riva del mare all'alta montagna. Io, uscendo da casa questa mattina, mi guardavo tutti i nostri bei monti innevati credo che molti abbiano invidia di questa nostra peculiarità. Certo. Sta a noi però tirar fuori le migliori risorse, le migliori soluzioni. Per poterle valorizzare. Fare soltanto dello sterile campanile non serve a nessuno. Io sono interista, i colori bianco-neri non li ho mai potuti tanto sopportare, però ho torto collo e guardo la partita con mio figlio che è juventino, pure della Juve. Cioè, insomma, bisogna superare certe barriere, certi steccati bisogna sicuramente abbatterli. Carmine, ti auguro buon lavoro, anche perché so che tra Cive e Comune hai molto da fare, però è il tuo lavoro, quindi grazie che sei venuto, auguri con ritardo e buon anno per quello che è il tuo lavoro. Grazie Carlo, anche a te e ai telespettatori tanti auguri di buon anno nuovo. Grazie.